Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Fratta Game. Eccoci tornati in un nuovo episodio di Formula 1 2018. Siamo con la seconda gara del campionato, siamo in Bahrain. Ho già fatto le qualifiche, ho fatto anche tutto quello che mi chiedevano nelle prove libere 1, 2, 3. Ho completato tutto quasi al 100%, mi è mancato soltanto di provare un assetto in più e vabbè, va bene così. Allora, le qualifiche sono andate da paura, ma proprio da paura. Mi sembra che siamo o sesti o ottavi, non è che me lo ricordo molto bene. Ora andiamo in gara così almeno vediamo da lì. Bravo Hamilton Vanzo. parte dalla pole position Eh accanto a sì, Max strappa una bella Verstappen pole che scatterà position e dalla anche seconda un posizione. piccolo E ora vediamo il resto della griglia. fenomeno. Bottas, Secondo. Ricciardo, Kimi Raikkonen, Colombo, Hulkenberg, Colombo, Sainz, ragazzi, sì, sono Alonso e l'ispettore Kevin Colombo. Magnussen, Grosjean, Ok, va bene, Vettel, possiamo Stoffel. partire. Ho preso anche qualche posizione perché Oggi gente è siamo stata in ottima penalizzata, posizione. Vediamo Quindi se andiamo riusciamo addirittura a a migliorare vedere in un po' gara. la strategia di gara. Allora, diamo un'occhiata. Ah no, scusate, modifica, ok. Qua perdiamo. Qua si dice che si guadagna sempre, ma sarà vero? Proviamolo, proviamolo. Ok, ragazzi, possiamo partire. Andiamo. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo pronti per partire. Occhi puntati sui semafori. Mamma mia ragazzi, le partenze sono un po' sempre un problema. Attenzione, qua giriamo in prima. Ma come mai frenano così? Tutti pazzi. Mamma mia, che rischio. Mamma che rischio. Dove cazzo andiamo? Ci troviamo magicamente terzi, ragazzi, terzi. Però. Sì, ma non potremmo competere neanche se vogliamo con sta gente noi. Non abbiamo il mezzo. Abbiamo troppo sovrasterzo là. Imbarcata. La nostra gara è con altra gente. Non so neanche perché ci siamo trovati in queste posizioni. Attenzione qua a Ricciardo. Vai, passa, tolti dalle palle. E tanto non possiamo competere. No, pigliati l'interno se vuoi. Così prova. Là, là. C'è un problema Mamma DRS, mia. la tua ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, possiamo riparare in pasto alla distanza. Buono così. Mamma mia che entrata aggressiva però. Troppo aggressivi. Madò che gara. Inizio di gara. Dobbiamo andare a diminuire però l'ERS e anche il risparmio carburante perché abbiamo usato fin troppo. E un attimo, qua spacco tutto il cambio. Bene così. Ma come siamo aggressivi però. Abbiamo preso un bel distacchetto, però perdiamo un sacco qua. Buono così. Ui, lunghini. Mannaggia, mannaggia. Ok. Ora dobbiamo andare a gestire tutto il resto, tutto il resto. Andiamo a Ufficiale diminuire di gara, l'ERS. autorizzato l'uso del DRS disponibile da adesso. Tanto noi non possiamo usarlo, hai detto. Scatta di troppo. Come siamo andati sull'erba. Allora, finché non ci dicono niente, vuol dire che va bene.
Bene così. Stiamo iniziando a perdere. Stiamo iniziando a perdere, sì, perché dietro cosa abbiamo? Una Ferrari. Ah sì. C'è Kimi. Dobbiamo farlo passare prima che facciamo danni. Non possiamo neanche tanto ostacolarlo perché tanto... Vai. È che noi tiriamo le staccate, quindi evitiamola questa di tirargliela. E tanto, come detto, non è la nostra gara quella. La nostra gara è su altra gente. Mamma mia, l'ERS sta finendo. Ah sì, sta finendo. Dobbiamo andare proprio a diminuirlo del tutto. Adesso abbiamo Hülkenberg dietro. Bene così qua nella chicane. Attenzione. Attenzione all'uscita di curva che è abbastanza pericolosa. Rischiamo di andare in testa a coda. Bene così qua. Siamo riusciti a farla abbastanza bene, pulita. Mamma mia ragazzi, che derapona. Mi son cagato addosso. Che derapona, e lì abbiamo perso tutto. Abbiamo fin troppo carburante. Se vuoi passa al mix 3. Mix 3. Mix. Passiamo al 3. Magari ci riusciamo a star dietro a Hülkenberg. Lunghissimi. Però super staccata, mamma mia ragazzi. Questa Haas, sì scusate, questa Sauber come ficca. Mamma mia. Che spettacolo. La stiamo scannando sta macchina. Bene, così facciamo respirare un po' le gomme che non ne ho più. Ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. È già arrivata la perdita di aderenza, porca troia. Bene, così come ci allontaniamo bene da Hülkenberg. Però qua perdiamo tutto. Cerchiamo di recuperare un po' qua senza andare... Urca. Vediamo se dobbiamo rientrare o no. Sta resistendo molto bene questa Alfa Sauber. Non ancora. Abbiamo recuperato anche bene l'ERS. Gente sta rientrando. Ok. Andiamo a mettere su un po' di ERS per fare un buon giro. E poi recuperiamo. Le finiamo del tutto ste gomme. Bene.
Andiamo a fare uno short shift in modo da non pattinare. Ma sto DRS me l'avrà risolto. Andiamo a scalare una marcia in più per stare dentro la corsia. Bene qua. Ti ha recuperato un bel po'. Sì, l'ho capito. Chi se la ricorda qua la... Ok, andiamo a diminuire tutto. Perfetto. Mamma mia ragazzi. Fuori, esci ora. 2 secondi e 8. Andiamo a metterlo su media. E poi andiamo a rimettere standard. Perfetto. Vediamo di fare un super giro. Attenzione alle gomme che sono super fredde. Dobbiamo portare in temperatura subito. Quello che non possiamo neanche strafare perché con le soft rispetto alle super soft abbiamo un'altra aderenza. Buono. Abbiamo Vettel dietro, siamo a sandwich. Qua sono obbligato. Sono proprio obbligato a scalare. Bene qua. Qui i lunghini. Bene così. Charles e ai box. Mamma mia che rischio. Ottimo. Ottimo così. Buono, buono. Fino adesso è una buona gara. Abbiamo fatto una buona prestazione fino adesso. È anche il primo circuito vero che incontriamo. Ora le gomme dovrebbero essere a posto. Pericolosa st'uscita. Perdita di aderenza, la pressione fa brutti scherzi. Sapere di avere una Ferrari dietro non è bello. Se non avevamo aderenza prima con le soft, con le super soft, figuriamoci adesso con le soft. Bene così. Buono, buono. Lo lasciamo passare perché tanto non possiamo competere. Non possiamo competere. Ora dobbiamo difenderci da Magnussen. Non sarà affatto semplice. Buono, in staccata. Buono e staccata. Noi perdiamo un sacco in trazione, vedete?
Dobbiamo fare attenzione perché Magnussen ci sta avvicinando. Buono, ci hanno riparato il DRS. Finché si può, lo sfruttiamo. So che stiamo usando il cambio malamente, ma non possiamo fare altro per difendere questa quinta posizione, questa quinta buonissima posizione. Ma non sarà sempre così. Possiamo andare a usare un po' di miscela. Abbiamo preso un buon distacco da Magnussen. Un secondo e tre, non gli possiamo neanche dare il DRS. Buono qua. Un po' meno la trazione. È tutta da sviluppare questa Sauber. Per quello ci dà problemi. Mamma mia ragazzi, c'è da sudare qua nel deserto. No, ma a me me ne frega niente di quella davanti. Vedi che è una Ferrari, cazzo. Abbiamo fatto come Ocon nel Gran Premio di Monte Carlo. Ha fatto passare Hamilton senza creargli problemi. Noi abbiamo fatto la stessa cosa su Vettel. Noi vogliamo andare lì. Buono così. Mamma mia ragazzi, come la sento partire. Colombo, non fare il matto. Porca. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. È buono. Allora a questo punto possiamo andare un po' giù di carburante e su di ERS. Sfruttarlo un po'. Pilota dietro di te gira su tempi leggermente più veloci dei tuoi. Accelera. Io sono in risparmio carburante in realtà. In risparmio ERS. Ero. Comunque vada una sesta o settima posizione. Va più che bene. Anzi, vedi tu, se non vi va bene, attaccatevi al cazzo. Il carburante al target più 1, puoi passare a giri del motore superiori. Ma devo anche preservare il motore, ciccio. Buona la trazione qua. Saranno tre giri di fuoco. Pelo lunghi. Siamo lontani dal cordolo qua. No, sono obbligato a fare una scalata in più. Sono obbligato proprio. Quell'altro lì è dietro. Andiamo a mettere su la grassa e a diminuire un po' l'ERS per gli ultimi giri. Obbligato proprio. Buono così. E no! No ragazzi, che cazzo è successo? Abbiamo fatto una manovra da matti. Da veri matti. Non ci posso credere, la cazzata. Vai, bravo Hülkenberg. Attimi di panico. Cazzo di ERS dal cestino ti manda fuori di testa.
siamo sulla grassa già, sì. Adesso poi buttiamo su tutto quello che abbiamo per cercare di prenderci sta ottava posizione, dannazione. Poteva andarci molto peggio. Buono, buono. Fai così. Ci siamo, dai. Che lotta, ragazzi, che lotta. Vai, vai. Mamma mia. Vabbè, però. Cazzo, Sainz. Ehi, piano con quei sorpassi. È stata una mossa molto rischiosa. Potevano darci una penalità. Questa ti piace? Oh no. Oh, la siamo ripresa. Mamma mia, siamo cotti. Loro avranno il DRS. Buono così. Abbiamo Ricciardo dietro. Buon telaio. Ma il motore è meglio. Quello della Ferrari. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,0 secondi. Dannazione. Dannazione. Dai, resisti, piccolina. Se proprio vuoi, prenditi l'interno. Sei all'ultimo giro. E poi ci giochiamo tutto l'ERS. Attenzione qua. Grave entrata. Mamma mia, ragazzi, come siamo cattivi. Troppo cattivi. Ricciardo ce la farà pagare. Qua eravamo più veloci noi, merda. Ma cazzo, frenano un po' troppo. Buttiamo su tutto. Cazzo. Troppa foga. Troppa foga. Va, arrendiamoci. Arrendiamoci, che abbiamo già fatto abbastanza danni. Ma sbaglio? Abbiamo bucato. Oh, tanti rumori strani. Vai, scanna tutto. Ah boh, un punticino l'abbiamo preso. Va bene così. Poteva andare meglio, ma vabbè. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Sembra che abbiamo bucato. Boh. Può essere. La Mercedes va a vincere. Una grande vittoria oggi. Mamma mia. Che cosa ha distinto questo team dagli avversari? Credo che sia stata la strategia a fare la differenza. Si vede chiaramente che Verstappen secondo e terzo, Kimi. Utilizzare ogni stint e sfruttare al meglio le gomme. Questo dimostra ancora una volta che la Formula 1 è un gioco di squadra. E dobbiamo anche riconoscere i meriti al pilota. Perché una vettura perfettamente bilanciata poteva andare meglio. Nulla se non c'è un peccato. Grande talento al volante. Però poteva andare anche molto peggio, molto peggio. Sul podio dopo un'ottima gara. Sì. Sono stati fantastici come sempre ed è una vittoria davvero meritata. La Mercedes oggi si porta a casa. Secondo la vittoria. Kimi. Grande Kimi.
ci gustiamo il podio. Tante bagarre in questo Gran Premio, tante. Noi abbiamo perso un botto di posizioni, peccato. Tu chi sceglieresti? Però vabbè, per me è Sebastian Vettel. C'è chi lo accusa di non saper lottare ruota a ruota con gli avversari, ma oggi ha dimostrato vediamo il contrario. Leclerc. E ora vediamo Leclerc la classifica costruttori. Ancora primo bene. In classifica frena la sua fuga dopo un weekend difficile. Buono, oggi la scuderia McLaren ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. Siamo arrivati allora, al termine di questo weekend. Kimi, l'appuntamento Hamilton, è per il prossimo Vettel, emozionante Verstappen, Gran Premio Bottas, di Formula Magnus, 1. Ricciardo, Alonso, Vabbè, noi siamo comunque dodicesimi, siamo risaliti dodicesimi. Questa è come sono arrivati, no, come sono arrivati, no, la classifica, sì. Ok, noi abbiamo preso proprio un punticino, 1-1, siamo a pari merito con Grosjean, quindi i nostri avversari saranno quelli, sì. Alonso è quello che ne ha di più per adesso, per quelli che dobbiamo combattere noi, io parlo, E beh, ci sta, buono così, possiamo avanzare nel prossimo Gran Premio. Bene ragazzi, io quindi spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando ragazzi lasciate tanti like, iscrivetevi al canale per sostenermi, mi raccomando fatemi sapere se ce l'avete come al solito le vostre idee e se l'avete provato cosa vi è piaciuto di più, e per il resto vi rimando al prossimo episodio di Formula 1 2018, grazie mille per avermi seguito, un bacione e un abbraccio del Frattagame, ciao ragazzi!